una discesa che misura poco meno di 5 km, circa 4 km e 500 metri di discesa per tornare in Riviera. Cuneo a Tiralongo, 150 metri di vantaggio sul gruppo con Sylvester Schmidt, il polacco, gregario fedelissimo di Van Basso, che scandisce il passo in testa al gruppo della maglia rosa. E si è accesa la corsa anche dietro, ormai sono in vista del Gran Premio della Montagna. Vediamo i due corridori che sono partiti in contropiede, Tiralongo e Cunego. Esce qualche altro corridore proprio in vista del Gran Premio della Montagna. Slachter, dovrebbe essere Slachter, il corridore della Rabobank che è partito. Ricordo che Paolo Tiralongo è terzo in classifica generale a 32 secondi da Rodriguez, ma vedete, adesso stanno rientrando anche con l'aiuto, il punto di riferimento del corridore olandese che è partito al contrattacco, anche gli uomini del Trim Liquigas si stanno riportando in testa alla corsa. Tiralongo, Cuneo e Slachter, poi il gruppo maglia rosa a 20 metri dal gruppetto, dal terzetto di contrattaccanti. Intanto si è ridotto il margine dei fuggitivi, quindi non sembra più in grado Casar di prendere la maglia rosa. 3 minuti e 52 secondi, ricordo che in classifica generale Casar aveva 4 minuti e un secondo da recuperare a Joaquin Rodriguez. E si è accesa in vista del campionato della montagna anche dietro un po' la corsa, anche se vediamo il trenino con Sylvester Schmidt che è un treno in testa al gruppo, impressionante, li ha lasciati fare e li ha ripresi ancora prima dello scollinamento. Grandissimo Sylvester Schmidt che va a riprendere i fuggitivi e si mette in testa a tirare, un passo di grande ritmo davvero, con passo a ruota ha dimostrato la Liquigas di avere una grandissima potenzialità per le prossime tappe di alta montagna. Gran Premio della Montagna, 3 minuti 47 secondi di ritardo per il gruppo della maglia rosa dalla testa della corsa, 8 km alla termine di questa 12ª tappa del Giro d'Italia, la Serra Vezza a Sestri Levante di 155 km. Ricordiamo tre uomini al comando, eccoli qua: Sandy Casar, francese della Française des Jeux, con Ivan Santaromita, il varesino di Clivio della BMC, e il costaricano Andrei Amador alla sua ruota. 3 minuti 47 di vantaggio. A questo punto credo i più immediati inseguitori comunque non possano rientrare, a meno di affrontare questa discesa a un ritmo folle. Sembravano molto affaticati in salita e poi tra poco arriveremo al termine della discesa, dovrebbero mancare 800 metri, mi hanno smentito immediatamente Bakelands e Zurruca che si stanno riportando in testa la corsa. E ormai la parte più insidiosa sta terminando, sono quasi alla fine della discesa e proprio mentre la stanno per finire abbiamo visto appunto i due corridori, e arriva anche Buck, diventano sei quindi probabilmente i corridori in testa alla corsa. Ormai qui finisce la parte più difficile della discesa con questo ultimo tornantino. Ecco qua, Buck e Lance, Zurruca e Buck si sono riportati sui tre battistrada. Sei uomini al comando di questa 12ª tappa del Giro d'Italia, dunque un francese Casar, un italiano Santaromita, poi un costaricano Andrei Amador, una primizia per il Giro d'Italia, un costaricano, poi abbiamo il belga Bakelands, il danese Bach e il basco Zurruca. Ecco qua, finita la discesa in questo momento. Esatto, adesso i corridori andranno all'arrivo quasi sempre costantemente in pianura. Che tappa comunque per i fuggitivi, impressionante. Sì, davvero il profilo di una piccola classica, anche se la distanza di oggi era relativamente contenuta, 155 km, quindi 100 km meno di una Liegi-Bastogne-Liegi. Però insomma l'altimetria era sicuramente impegnativa. E adesso vedremo se qualche corridore cercherà di anticipare lo sprint finale. Se arriveranno tutti questi fuggitivi allo sprint sarà una bella lotta, Andrea. Eh sì, e bisognerà vedere anche come si comporteranno adesso questi sei uomini, se ci sarà cioè pieno accordo o se qualcuno tenterà di fare il furbo e quindi rallentando ulteriormente l'azione del gruppetto di testa, mentre il gruppo è impegnato nel tratto di discesa. Jackson Rodriguez, che dovrebbe essere vicino, eccolo lì. Vede. Ce la potrebbe fare anche lui quando siamo... Oh, attenzione, è partito Amador, deciso, un'altra volta.
Amador che prova ad anticipare il sestetto, cominciano gli scatti in testa alla corsa, sei uomini a giocarsi la vittoria di tappa, forse sette se rientra anche Jackson Rodriguez. Ripreso. La differenza non riesce più a farla praticamente nessuno. Si livellano molto le energie nelle gambe dei corridori, è pazzesco, le fughe sono così. Adesso ancora Amador con Bach, credo. Comunque si marcano proprio a uomo, non so se l'hai notato, ma Santa Romita e Casar sono l'uno sulla ruota dell'altro sempre. Sì, e Casar controlla Santa Romita controlla Casar, Jackson Rodriguez forse ce la fa, se adesso davanti rallentano per qualche ragione, ma mi sembra che comunque Santa Romita e Casar tengano, vedete, no, si guardano e questo potrebbe favorire il rientro del venezuelano. Attenti che quando ci sono questi rallentamenti, chi è nelle posizioni di retrovia del gruppetto può partire in contropiede. Sì, perché sorprende tutti gli altri. E chissà che non lo faccia Rodriguez. Ultimamente è la stessa cosa. Che c'è anche un ammiraglio. Arriva più veloce l'assistenza neutra per il del cambio ruote. Adesso rientra, potrebbe anche tirare dritto, anche se sicuramente ha fatto una bella fatica Rodriguez, ma ha portato a compimento il suo intento. Quindi è rientrato sulla testa della corsa. 3200 metri, eccolo qua, Rodriguez, l'abbiamo detto e si è verificato esattamente quello che Marco Saligari ipotizzava, cioè che Rodriguez rientrando da dietro a doppia velocità potesse provare a sorprendere i compagni d'avventura. Il venezuelano Jackson Rodriguez alla caccia di un successo di tappa, sarebbe il terzo per l'Androni Venezuela dopo quello a Porto Sant'Elpidio di Rubiano e quello di Ferrari nella tappa di ieri. Incredibile. Vediamo, 4 km alla fine, adesso dietro si marcano e Rodriguez accelera, chissà in Venezuela si seguono diversi telespettatori dal Venezuela, magari staranno esultando per questo attacco di Jackson Rodriguez. Ci sono 3200 metri di differenza tra i fuggitivi e il gruppo, quando il gruppo è transitato agli 8 km dal termine la fuga era a 4800 metri dalla conclusione. Ripreso anche Rodriguez, tutti insieme. E allora ricordiamo, sono sette gli uomini al comando: Jackson Rodriguez, Ivan Santa Romita, Amez Zurruca, Andrei Amador, Lars Itting Bach, Jan Bakelaerts e Sandy Casar, che si sposta adesso sulla sinistra. Attenzione che potrebbe partire sulla sinistra della sede stradale, controlla gli avversari, intanto il vantaggio è di 4 minuti ed ecco l'attacco di Casar. No. Adesso si fa fatica perché si controllano l'uno con l'altro, si fa fatica a fare la differenza, sono praticamente fermi. Adesso si è lasciato sfilare Santa Romita, non lo aveva mai fatto con Jackson Rodriguez alla sua ruota, parte Bakelaerts, chiudono immediatamente Amador e Casar. Chi è il più veloce di questo gruppetto? Casar è sicuramente tra i più veloci. Ha già vinto anche su un gruppetto molto numeroso una tappa al Tour. Santa Romita, contropiede del corridore varesino. Casar immediatamente reagisce. Sì, mi farebbe specie che Casar lo lascia partire. Infatti, praticamente negli ultimi 15 km si sono sempre marcati i due molto molto stretti. Santa Romita che non è velocissimo allo sprint, anche se dopo una fuga del genere naturalmente in tanti possono dire la loro, anche Bach è piuttosto rapido. E attenzione che ci sarà un arrivo abbastanza tortuoso, l'ultimo chilometro, prima dell'ultimo chilometro ci sono delle curve insidiose, poi un rettilineo che porterà al tornantino posto ai 500 metri, quindi un tornantino a destra e poi saranno gli ultimi 400 metri di questo arrivo di Sestri Levante. Grandissimo controllo con Bach in prima posizione, vedete Amador della Movistar, poi Casar, gli altri più indietro, la telecamera si sofferma su Bach e Amador, eccoli qua, adesso li vediamo tutti, abbiamo il quadro completo della testa della corsa. Così non va via più nessuno perché lo scatto da qualsiasi punto venga fatto è telefonato, quindi si controllano l'uno con l'altro. Guarda Casar come in prima posizione, ma... Sì, grande surplus, Bakelaerts ci riprova, ma Casar praticamente chiude su chiunque tenti un assolo.
Bakelants e Casar che provano forse ad avvantaggiarsi. Vediamo, Casar tira dritto, hanno preso vantaggio ed è Santa Romita che ha perso qualche metro. Ora deve chiudere, perché se dà il cambio e non gli danno appunto il cambio rischiano poi di fare il vuoto. Rientra, bravo, deve Santa chiudere Romita. Te la giochi piuttosto agli ultimi 400 metri, ma non deve mollare nessuno. Eh sì, ecco, a sto qua. Punto qui c'è, cioè, regola numero A, B, C del ciclismo. Male che vada, ce la giochiamo in volata, ma arriviamo tutti insieme. Sicuro, e quindi, sicuro. E quindi possibile andarsene. Vediamo se qualcuno ci prova. 1800 metri. Allora, Bacca. Ricordiamo, parte Bacca con Amador. Ecco. No, resta lì Amador. Lars Bak, il danese, prova ad accelerare. Attenzione. Attacco di Bak che li ha un po' sorpresi. Amador reagisce con Zurruca, ma si ferma immediatamente il costaricano. Prova il basco. Bak intanto sta andando a tutta 50 metri di vantaggio. Attenzione alle curve, sono vicinissime alle curve prima dell'ultimo chilometro e potrebbe fare il colpaccio proprio Bak, partito ai 1700 metri dalla conclusione. Due curve adesso abbastanza insidiose, sarà all'ultimo chilometro. Erano 5 i danesi in gruppo alla partenza da Herning e Bak sembra in grado di farcela. Grande finita, marcamento sì. Dietro Lars Bak è ormai a 1200 metri dalla conclusione. Ecco qua, curva secca a destra, triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Lars Bak, un danese nel Giro d'Italia che è partito dalla Danimarca, sta andando alla caccia qui a Sestri Levante di una importante vittoria di tappa per lui e per il team Lotto Belisol. Meno di 4 minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa, ma soprattutto una manciata di secondi, ma sta ampliando il suo margine sui suoi ex compagni di fuga. Li ha sorpresi, è riuscito a sorprendere i compagni di fuga che adesso lotteranno presumibilmente per il secondo posto. 600 metri adesso per Lars Bak, che tra pochissimo avrà il tornantino conclusivo prima di immettersi sul rettilineo finale a 500 metri circa dalla conclusione. Eccola qua, questa sorta di tornante e rettilineo d'arrivo verso la gloria per Lars Bak, che già sorride, smorfia a metà tra gioia e fatica. Beh, per non è capacissimo, ha fatto il vuoto, complice anche un atteggiamento. Bravo, Androni, il secondo, poi Giacomo. Praticamente all'ennesimo scatto lo hanno lasciato andare, si sono marcati e Bak ha avuto il via libera. Certamente se l'è meritato, con grandi gambe si volta e può gioire per la sua splendida vittoria di tappa. Dedica allo sponsor Lars Bak, taglia il traguardo e vince questa 12ª tappa. Ora la volata dei battuti per il secondo posto con Sandy Casar, Bakelants, Casar, Amador, ed è Casar su Amador, credo, Casar su Amador per il secondo posto, poi Bakelants al quarto. Beffati a 1600 metri, pensa che a un certo punto Bak non faceva più neanche parte della testa della corsa, si è riportato in discesa sui primi e ha sorpreso tutti a 1700 metri dalla conclusione. Keiser e Golas, l'olandese e il polacco, arrivano adesso quando sono trascorsi una quarantina di secondi dalla vittoria di Lars Bak. Piccola consolazione per Casar. Siamo adesso in la montagna comune, indossare la maglia rossa. Ah, direi tra l'ambulanza. Ha fatto i 12 secondi di abbuono, era attorno ai 3 minuti e 50 l'ultimo riferimento cronometrico in ritardo del gruppo, quindi l'unica piccola consolazione che mi rimane è quella. Vabbè, I'm unbelievable happy, sono felice in maniera incredibile, non è stata una giornata facile. Frase rubata al volo, al traguardo, a Lars Bak. Lars Bak. Quando hai pensato a vincere? Well, I mean, normally this year should not have done the Giro Italia, but had an injury in the whole spring and the team gave me the chance to do this Giro. And my form is just getting better and better every day. And I was thinking to try to go and win the state, but to do it, it's really, really difficult. I'm not a sprinter, I'm not a climber, so I have to take a chance like today. Happily, the break goes to the finish, and yeah, I'm okay. Okay, thank you, Bak. La linea la metto a progetto.
e poi ci ho provato nel finale a 1,7 km dalla fine, è arrivata la vittoria. Abbiamo sentito le dichiarazioni del vincitore di tappa Lars Bak, un ragazzo di 32 anni, è nato a Silkeborg. Tra l'altro da dilettante ha corso anche in Italia nella Trevigiani Mapei nel 2001. L'anno scorso è stato quinto alla Parigi-Roubaix, aveva vinto una tappa all'Enecotour nel 2009. Intanto vediamo il distacco del gruppo. All'ultimo chilometro 2 minuti e 26 secondi. Quindi direi che non dovrebbero, anche se ci sono due curve, però non dovrebbe prendere la maglia rosa a Casar. C'è l'ultimo tornantino per il gruppo che sta viaggiando molto molto veloce, quindi penso che non ci riesca. Anche perché Casar non è arrivato con il tempo del vincitore, ma con qualche ulteriore secondo di ritardo, e quindi è difficile che riesca a prendere la maglia rosa dalle spalle di Joaquín Rodriguez. Dicevo di Lars Bak, mentre forse c'è la volata per sì, c'è anche Lagutin in seconda posizione. Decimo posto, ultimo la maglia tornantino. Di campione uzbeko di Lagutin. E 400 metri alla conclusione al termine del tornantino. 3 minuti e 10 adesso. Con anche De Gendt, se non ho visto male, Visconti nelle prime posizioni del gruppo, volata dei battuti, un corridore della Netap in prima posizione e viene però scavalcato sulla volata finale e dovrebbe essere proprio Lagutin, vediamo, no, quattro uomini Giovanni sulla stessa Visconti, linea, forse me. Visconti a destra, forse Visconti a destra. 3.36 e in ogni caso appunto 3.36 conserva la maglia rosa Joaquín Rodriguez. Allora, stavamo ricordando i successi di Bak, che è stato campione danese a cronometro nel 2008 e nel 2009 quando vinse anche una tappa all'Enecotour. È un ottimo passista scalatore perché è stato sesto al Giro di Romandia nel 2009, una corsa impegnativa, ha vinto il Tour dell'Avvenire, è stato campione danese in linea nel 2006, ha vinto anche la Parigi-Bourges in quella stessa stagione. Qui rivediamo il momento decisivo dell'attacco, il controllo degli avversari, ci vuole anche fortuna perché tanti tentano lo scatto e poi nel momento in cui tu provi e gli altri si marcano, beh allora arriva il via libera, ci vogliono gambe, essere lì a giocarsela. Purtroppo sì. Ma a volte anche la fortuna è un elemento, senza nulla togliere a Bak naturalmente, che non ha rubato nulla a nessuno, però in questi casi abbiamo visto degli scatti molto violenti, uno scatto che sembra valere quello degli altri, ma improvvisamente qualche cosa si spegne negli avversari, il marcamento, la fatica prevalgono e colui che ci prova ha la possibilità di andare a vincere. Beh, bravo, è andata bene a lui oggi, bravi tutti d'altronde, però veramente è partito a 1700 metri, sembrava ancora una volta che non portasse a niente e invece è stata quella giusta. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, in questi casi Marco, i corridori che in salita hanno dimostrato di essere più forti sono stati Amador, Casar e Santa Romita e sono stati quelli che si sono poi controllati vicendevolmente di più, perché come dire, tu ti aspetti lo scatto dal corridore che pensi sia più forte, è più quindi fresco. Talvolta chi arriva da dietro, prima Rodriguez, poi anche Bak che a sua volta si era staccato e poi sai cosa? Viene trascurato. Sono d'accordo e poi ce ne sono stati tanti di scatti, alla fine insomma hanno speso anche loro e vai dietro a uno e vai dietro all'altro e vai dietro all'altro finché è arrivato il momento, probabilmente si stavano concentrando sulla volata e lì è stata la beffa. E allora ci fermiamo prima delle premiazioni per l'ultimo break. Climatron.